e abbiamo giocato con un ottimo spirito. Siamo riusciti noi all'interno dello spogliatoio a creare il giusto ambiente in settimana. Abbiamo capito che parte tutto dall'atteggiamento e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione e questa deve essere un'esperienza per noi. Abbiamo capito che per noi la concentrazione e questo tipo di atteggiamento ci può fare la differenza. E abbiamo avuto un giusto atteggiamento perché questa squadra, l'ho detto ieri in conferenza, è una squadra che vive di equilibri e quindi per noi l'atteggiamento fa la differenza. Per me come allenatore la più grande sfida è riuscire a mantenere l'ambiente lavorativo, parlo di spogliatoio e parlo di allenamenti, con questa concentrazione. Ci sono tanti fattori che spostano il focus. Soprattutto in questa fase di mercato non è facile, quindi la mia più grande sfida è quella, perché questa squadra, se ha questo atteggiamento, può giocarsi le partite. Se caliamo poco poco, facciamo fatica, e questo è il nostro destino, lo sappiamo, queste partite ci insegnano questo. Io sono molto fiducioso che questa squadra può far bene perché ha il potenziale e sta a noi, me allenatore in primis, riuscire a mantenere sempre i ragazzi concentrati. Abbiamo cambiato modulo perché le cose sono cambiate. Abbiamo dovuto cambiare per forza, io almeno ho dovuto cambiare per forza, perché con il 4-2-3-1 le cose non filavano più, avendo spostato Santoro sulla sinistra, Costa Ferreira dietro e non c'era più fluidità. Oggi le cose sono andate meglio, è un modulo che può funzionare. Sì, hai ragione, però penso che poi alla fine sia l'atteggiamento che faccia la differenza. Dai, il modulo è importante perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Perché poi il 4-2-3-1 è un modulo che soprattutto gli esterni devono fare la differenza, devono saltare l'uomo. E se non lo fanno è un problema portare avanti quel modulo. E quindi adesso si è provato questo, andiamo avanti con questo modulo. Però rimango dell'idea che è l'atteggiamento per noi, che fa la differenza, che noi non credo che potremo mai surclassare gli avversari. Noi viviamo di equilibrio e vivremo di equilibrio, credo, da qua alla fine. Però se portiamo questo atteggiamento, io penso che potremmo rivedere il Teramo di inizio stagione, anche se onestamente come prestazione siamo molto soddisfatti. Intanto la storia di Birlinghi è meravigliosa, perché poi il calcio insegna anche queste storie qua. Lui è stato 3 mesi. Avevamo fatto una scelta diversa con lui, doveva andare via, poi è rimasto e lui si è allenato sempre con grande umiltà. E poi oggi ha avuto l'occasione, l'ha sfruttata, quindi probabilmente avrebbe continuato lui a giocare. Purtroppo si è fatto male. Per questo sono molto dispiaciuto del suo infortunio, perché sarebbe stato bello raccontare questa storia. E dispiace. Poi no, il secondo tempo no, i cambi sono stati di no, i ragazzi sono entrati bene, abbiamo avuto delle occasioni nel secondo tempo per fare gol, non le abbiamo sfruttate, ma come atteggiamento sono entrati bene i ragazzi, sia Carlo che Di Francesco, non era facilissimo per loro. Sei contento, insomma, dell'arrivo che sembra ormai scontato di Vitturini? Beh sì, sono molto contento perché ci dà un'opzione in più e così possiamo rimettere Costa Ferreira davanti, che per noi è stato un grande peso offensivo. Quindi sì, sono molto contento. Anche come giocatore lo conosco, è bravo.